In questo video farò uno scherzo ai miei amici con questa lacrima. Proprio così, questa ragazzi è una lacrima che mi permetterà di piangere per tutto il tempo ed essere tristissimo e utilizzare dei poteri capaci di far allagare tutto il mio quartiere, tutto il mio villaggio. Ovviamente per attivare questa lacrima in questo momento la maggior parte di voi non sono iscritti e quindi dovete controllare in questo momento se siete iscritti e se non lo siete dovete attivare il tasto dell'iscrizione e non solo questo, ma dovete attivare anche la campanellina così non vi perdete questi video epici che a tutti voi piacciono. Quindi mi raccomando, fate come vi dico. Mi raccomando, e se magari siete solo gli iscritti, attivate la campanellina. Cioè, magari siete iscritti ma non l'avete attivata. Ok, perfetto. Adesso, ecco, stanno arrivando le iscrizioni e posso finalmente trasformarmi in una lacrima vivente. Pronti? 3, 2, 1, via! Bene ragazzi, bravissimi. Adesso che sto piangendo posso iniziare ad utilizzare la mia arma più grande, ovvero l'arma quella che piange per tutti. Ma che succede? Che è questo casino? Che cos'è questa zona? Ma dai, per favore, fatelo smettere. Ma che cavolo vai? Non ho portato un secchio con me. Avrei potuto annaffiare le piante. Ragazzi, in giro. Ma dai. Scusa. Che è successo? Le orecchie inneggiate. Ma che è successo? Dai, un attimino, calmati, un attimino. Spiegaci, magari ti facciamo stare meglio, dai. Sì. Sì, che è successo? Perché piangi? Sono triste perché nessuno mi vuole bene. Ma non è vero. Ma che cavolo dici? Dai, vieni a casa mia, ti do una mano io. Come me la vuoi dare questa mano? Tranquillo, tu vieni a casa mia. Dai, vieni, vieni. Dai, sbrigati, ora ti siedi davanti al fuoco. Ti racconto una bella barzelletta. Una bella barzelletta. Dai, dai. Sì, sei pronto? Allora, un gatto vuole mangiarsi un topo e lo bracca per diversi giorni. Dopo tanti tentativi, decide di nascondersi dietro una porta e abbaia. Bau, bau, bau. Il topolino, sentendo abbaiare, crede che dietro alla porta ci sia un cane, così esce senza preoccuparsi e viene mangiato. E il topolino dice: ma come hai fatto? Dicendo al gatto: cara mia, oggi se non parli almeno due lingue. Hai capito? Facevo abbastanza schifo, avrei pianto anch'io. Ne ho una migliore. Dai, lo sai che cosa chiede uno scheletro al barista quando entra nel bar? No. Signor barista, mi dia un panino con la mortadella. No, faceva veramente schifo. Sì. Dai, un attimo. Non si può trovare una soluzione, dai. Un'altra barzelletta. No, no, basta con le barzellette. No, forse ho un'idea migliore. E se chiedessimo ai suoi fan di farlo smettere? Certo, secondo me è giusto, dovrebbe funzionare. Allora ragazzi, mi raccomando, lasciate tantissimi like per far smettere Sbreezer di piangere. Esatto. Guardate, stanno arrivando già i like. Sì. Dai, vai, smetti. Guarda i like. Ha smesso, grazie. Grazie. Che figo. Ehi ragazzi, sì? Mi avete dato una mano, grazie. Prego. Oh mio Dio, grazie ai like, ho smesso. Com'è possibile? Sì. Ma i fan sono così tanto potenti all'interno dei miei video. Sì, infatti, sono fortissimi. Oh mio Dio, questa cosa è incredibile. Così tanto incredibile che... No, casa mia! Casa mia sta... Grazie a questo scettro potrò piangere un sacco! No, Sbri, fermo! Fermatelo! Dai, basta! No, fermo! Sta dominando il villaggio! No! Dove sta andando? Oh no, cosa di Meg? No, fermo, quella lì ti ammazza! Ok. Aspetta. Fermo! Ci devi stare! Sta dominando tutto il giardino!
Ma perché è casa mia tutto questo? Non ho capito. Non potevamo usare un'altra casa? Perché c'era, c'era più spazio. Ma che c'è più spazio? Scusa, la casa tua è finita apposta, Paolo. Ma è la casa mia. Sta per affogare nello stesso lago. Che fai? Tu cavolo piangi. Basta piangere, perché se no è finita. Piange come un caimano. Come un... Qual è l'animale che piange? Scusate. Un animale che piange. C'è un animale che piange. Il caimano piange. I gatti. I gatti. Vabbè, ragazzi, ma... scriveteci sotto qui nei commenti quale animale piange come Sbreezer. Esatto, perché Sbreezer è un animale. No, scherzo, no. Scusa, non volevo. No, dai, no, peggiorati la situazione. Adesso mi piaceva dire a me. Bacchetta, guardate cosa riesco a fare. Dai, Sbri, perché sennò riempi troppo d'acqua e poi... Dai, smettila. No, che delle fa? Cose... Oh, cavolo. Cosa devi alla gata? Com'è possibile una cosa del genere? Sbri, smettila! Sinistra, c'è... Mi calma, come... casa di via è andata, credo. Datemi un martello. Martello? Te lo do io, aspetta, dove sei? Aspetta, c'è la lampada a casa mia. Dov'è? Dove è andato? Dov'è Sbri? Da, le cervette andando in alto nel cielo. No, è laggiù, l'ho visto. Oh, mio Dio. Devo scappare, Ivi, si sta incavolando. Sbri, fermo! Sbri! Sto andando verso casa di Elox. Devo chiudere la porta. Ok. Mamma mia, Ivy mi vuole ammazzare male. No. Devo mettere delle trappole qua, esatto. Esatto, dell'acqua. Ecco, così non passano. Dove è andato? Non lo so. Okay. Così non passano. Ok, così. Non passeranno. Vieni fuori, non ti faccio niente. Ah, è qui. Ma ti diamo un abbraccio. È dentro, dai. Casa di Elox. Ma ha allagato le scale. Sì. No. Dai, Sbri, dai. Che schifo, lacrime di Sbri. No, vieni. Sbri, scendi tu, perché se salgo io ti distruggo. No. Ti disintegro. Ma Ivy. Aiuto, sto volando, non so perché. Come sto volando? Vai via, andate via. Basta piangere. Dai, Sbri. Devo andare a casa di Ryan. È l'unico posto possibile in cui posso andare per il momento. Fermo, maledizione. Ok, dai, devo spingermi con l'acqua. Sta funzionando. Lasciatemi stare. No, Sbri, vieni. No. Via. Le scale. Aspetta. Dovete farlo ridere in qualche modo. Fatelo ridere. Smettetelo, aspettare. Perché giuro che se lo prendo l'ultima lacrima. Che ne so, vuoi farlo ridere? Non gli piace niente. Ho un'idea. Crocco, vieni qua. Che c'è? Ma ti pare che gli piacciono queste cose? Aia. Come nuota? Aia. Dammi un attimo. Dai, sbrigati. Non mi picchiare con la spada. Guardate, mi sta picchiando il trucco. Mi prende in giro. Dovessi iniziare a prenderti in giro con questa volta. Ma prima l'ottero. Che ridere. Ma stai ridendo? Ma sei un vero sadico. Aia. Picchia trucco. No, ma che picchia trucco? No, basta. No. Lasciatemi in pace. Sta funzionando, non mi viene più da piangere. Vieni qua, che ti... Ha smesso di piangere. Ha smesso di piangere. Ma che cosa vuoi? Ma cosa picchiano? No! Devi dire che divertente come urla trucco, vero? Sì, smettere, via! Il nostro obiettivo non era Sbreezer. Appunto! Ragazzi, sto molto meglio adesso! Grazie mille! Oh.
Sì. Oh, meno male. Vuoi un abbraccio? No, grazie. Così capisci che ti voglio bene. Perché piangevi perché non ti volevano bene. No, 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 in realtà stavo piangendo perché era tutto uno scherzo. Ah, guardate. Cosa? Ho utilizzato Cosa? Queste bacchette lacrimogene, vedete? Mi hai fatto menare da questa scellerata a caso. Ragazzi, ci si becca. Ciao. No, oddio, sta. C'è una che sta morendo qua. Vabbè. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ma ti sto dietro. Ciao. Ciao. Ma ciao, cosa? Bri, aspetta, ti devo far vedere una cosa. Cosa? Guarda, dove sei? Guarda, questo col martello, no?